Benvenuti al primo giorno di Lucca Comics di mercoledì. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, sciocari. Benvenuti e bentornati ragazzi. Benvenuti. Oh raga, voi mi vedete così perché raga, lo sapete, quando mi vedete così inconciato di questa maniera, sto in qualche fiera e come avete visto dall'intro ci troviamo a Lucca Comics, precisamente il primo giorno, mercoledì, e ci troviamo ancora più precisamente qui alla fontana dove c'è sta proprio la marmaglia, proprio la gente così, dei cosplayer che mo tra poco gli vado a rompere le palle, a fargli qualche domanda un po' così, vediamo cosa esce fuori. E qui ragazzi iniziamo subitissimo, andiamo, ma non prima che già lo sapete raga, lo sapete, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentare e fa tutte le cose che dovete fare sempre, dai, che già inizio a vedere i primi cosplayer, non so proprio dove andare. Raga, ma quanto sono fighi, come ti chiami, anzi come vi chiamate? Spero che me levo il microfono, non te sente. Beh, allora, dicevo, come vi chiamate? Che personaggio innanzitutto siete? Prima la signorina, vai. Prima la signora. Non è nessun personaggio, sono in pigiama. Mi chiamo... Lei in pigiama. Oh, perché in pigiama? Perché ho dormito bene stanotte. Non ha dormito bene stanotte. E tu invece, perché personaggio è il tuo? Oppure tu sei in pigiama? No. Io mi chiamo Roxas di Indomarza. Ti chiami Roxas? Cioè, io sono Roxas di Indomarza. Proprio così ti chiami, Roxas? Sì. Nome originale. All'anagrafe mio babbo è andato, ha detto io mi chiamo Roxas di Indomarza. Io mi chiamo Roxas. Eppure tu non sei Roxas. No, io mi chiamo Yume. Yume e Roxas, ci piace ragazzi, ci piace. Quanto hai speso per fare sto personaggio? Quanto hai speso? Sti spadoni esagerati che c'hai. Quanto gli hai speso? Allora, 80 euro a spada, quindi, anzi a Keyblade, quindi sono 160 euro, 50 euro di vestito e 130 di parrucca. Quindi calcoli fateli voi perché non lo so. Non lo so, sono ignorante in matematica. E invece la spesa più grande secondo me ce l'ha lei, perché lo deve sopportare, di la verità, lo devi sopportare. Sì. O devi sopportare. Mi conosce. Dico, raga, scrivete qua sotto nei commenti che voto li date a Isashi Hoss 98. Scrivete nei commenti che voto li date da 1 a 10. Non fate gli stronzi, se no lui viene con sti due spadoni e poi fa a fettine. Raga, è direttamente dal film. Ci abbiamo anche Barbie e Ken, giusto? Ciao Ken. Ciao raga, salutate anche voi. Ciao Ken e ciao Barbie. Perché avete scelto sti cosplay? Ma innanzitutto la passione e poi soprattutto perché mia moglie mi ha comprato il vestito, quindi... Sì, è stato un bel film, a me piace Barbie, quindi l'ho costretto. Ma quanto raga, ma quanto avete speso per fare sti... Guardateli bene raga, sono... fantastici. Quanto hai speso? Perché lei è quella che ha speso. Quanto hai speso per fare? Non tanto. Devo dire la cifra? Diciamolo. Facciamo i sboroni. Quanto hai speso? 100 euro. Tutte e due? Sì. Grande offerta, raga. Grande offerta. Offertona di fine mese. Scrivete nei commenti qua sotto che voto gli date a loro due. A Barbie e a Ken. Non fate gli stronzi. Non fate gli stronzi. Qua c'è pure... Cos'è che sta scritto? Ken e Barbie. Perché siamo... Sta la mamma, lo metto io, aspetti, non ti preoccupa. Raga, qua invece abbiamo i primi cornuti del video. Eccolo là, il cornuto del video, eccolo là. Ma aspetta, ma so corna o qualcosa? Corna. So corna. Queste sono orecchie, queste sono quelle corna. Il primo cornuto del video, raga, non manca mai il cornuto. E lui, tu sei? Alastor, tu invece sei la regina di cuori, quella della canzone, giusto? No. Sono un gufo, sono Stolas. Stolas? Ma di che cos'è? Perché quello che ci sta guardando oltre me è ignorantone. Di che cos'è? Anduin Hotel. Ok. E l'uva boss. L'uva boss, cos'è un altro? E l'uva boss. È la stessa disegnatrice ma due serie diverse. Siete due demoni, non l'avrei mai detto, diciamo. Raga, ma la domanda importante: quanto avete speso per tutta sto ambaradatia, raga? Ma guardate quanto sono fighi,
quanto ci avete speso? Fammi sboroni, zi. Fammi sboroni. Direi 250-300. Dai, mi piace. Tu invece? 150 più o meno. No, un po' di meno rispetto a lui. Eh sì, perché questo è gratis. Gratis. Che cos'è? Che cos'è sta roba? È l'elenco telefonico. Questo è l'elenco telefonico. Zi, fa male. Vabbè, ragazzi. Quindi, voi, mi raccomando, votate nei commenti qua sotto che voto gli date da 1 a 10 a sti due tipacci. Mi raccomando, non fate gli stronzi, se no vengono dall'inferno e scuoiano vivi, e scuoiano. Raga, Halloween è passato da un giorno, però qua c'è ancora la rimanenza di Halloween, ma diciamo è parecchio inquietante. Raga, dar vivo è molto più inquietante di quello che può sembrare. Tiè, raga, guardate quanto è inquietante sta tipa. Perché chi sei tu? Chi sei? Di un po' chi sei. Io sono Balak, di The Nun. Di The Nun, raga, se avete visto il video vi siete sicuramente cagati sotto, sicuramente. Perché hai scelto questo personaggio? Perché mi piace l'horror, soprattutto. E poi è un personaggio particolare, non si vede molto in giro e mi piace differenziarmi un po' dalla maschera. Ed è molto inquietante, la maschera, raga, è molto inquietante. Scrivete qua sotto nei commenti che voto gli date a The Nun, giusto? Da 1 a 10, non fate gli stronzi, sennò sapete, viene e che ve scuoia, va ammazza, che cazzo gli fai? Gli fai qualcosa che è meglio non sapere. Che fai? Li mangio tutti. Li mangia tutti, raga, è inquietantissima. Raga, è Halloween, come ho detto, abbiamo visto poco fa The Nun, ma questo sicuramente è molto più inquietante e pauroso, perché siamo col Predator, raga. Siamo col Predator. Tiè, raga, guardate quanto è inquietante. Io già me sto a cagassotto. Come te chiami? Beatrice. Com'è? Beatrice. Beatrice ci piace, è un nome molto 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 bello per la tua fisionomia, diciamo. Per chi hai scelto sto personaggio? Il mio personaggio preferito da sempre. Il Predator. Sì. Minchia, ragazzi, avete visto The Predator? Scrivetelo qua sotto nei commenti, ma raga, diciamolo, la cosa più importante, qual è la cosa più importante? Quanto hai speso, zi? Ostana di tutti, quanto hanno speso? Vediamo se oggi il Predator vince, vediamo quanto hai speso per tutto sto ambaradam. Tiè, raga, tiè, guarda, è tanta roba, zi, tanta roba. Spara la cifra. Fatto tutto a mano, il materiale solamente sui 400 euro. Dai, ci piace, raga, ci piace, tutto a mano. Tutto a mano, nulla è comprato. Ma a mano, aspetti, a mano fatto dai cinesi che c'hai nel sottoscala, no, i bangladini, quelli durante che... Durante la pandemia avevo un cazzo da fare, l'ho fatto tutto a mano. La voglia, la pandemia, un cazzo da fare, la voglia. Se è preparata bene, se l'è preparata, la voglia. E qui, raga, scrivete nei commenti da 1 a 10 che voto gli date a sto Predator, che devo dire, raga, è tanta roba, mi raccomando. Non fate gli stronzi, se no il Predator viene e che fa il Predator? Come ammazza la preda? Com'è che l'ammazza il Predator? Le lame. Li scuoia, gli pugnala e diventano dei teschi. Io mi sto a cagare sotto, zi. Raga, qua invece c'è sta Lady Oscar. No, aspetta, che mi sto a impicciare col microfono, raga, qua c'è sta Lady Oscar, giusto? Sei Lady, certo, Oscar? Certo, ovvio! Com'è che fa a canto? Oh, Lady Oscar, siamo dei coglioni, e chi lo sa perché? Per chi hai scelto sto personaggio? Perché è figa, perché è forte, perché guida il Gundam! Guidi il Gundam, sì. Megoil! Ah, ecco, quindi no. È il tuo quello che sta parcheggiato lì fuori, esatto. Dietro le mura, e su, quindi, raga, e c'hai la multa dei vigili. Senti, cosa importante, sì. Quanto hai speso per il tuo cosplay? Tiè, raga, guardate quanto è figa, ti è tanta roba, zi! Quanto hai speso? Ostana di tutti, vediamo se vinci. Io vinco? No, vediamo, io ho speso pochissimo! Qua, diciamolo! 40 euro di stoffa? Mi dice proprio tanto. Forse costano 30 euro stivali. Ci stiamo sui 100 euro. Ci stiamo. Ma sì, dai. Non superiamo i 100 euro. No. Ci piace, perché stiamo vedendo chi è che ha il cosplay più costoso e il più economico. Quindi, sul più economico, ho vinto.
probabilmente. Non è vero, dice solo cazzata. Ci sta pure, ci sta pure solo, la nonna di Heidi. Dice solo cazzata, non è vero. Ci sta pure la nonna di Heidi, sei la nonna di Heidi. No, sono la mamma di Baffa, quella lì che fa lì. Raga, no. Votate nei commenti qua sotto che i voti date a ste due figone. Non fate gli stronzi, sennò viene lei con Gundam e ve schiaccia proprio così. Esatto. Proprio va ammazza con Gundam, che c'ha la multa. E io li aspiri con l'aspirapolvere. E tu li aspiri, tu li aspiri. È un po' inquietante, dice anche tu glielo aspiri. Raga, qua invece c'è sta la prima principessa del video. Ed è lei la principessa. Aspetta, fammi indovinare che io sono ignorantone. Tu sei bella di la bella e la bestia, giusto? No. Chi sei allora? Che principessa sei? Sono Daisy di Super Mario. Daisy di Super Mario, raga, io sono ignorantone, lo sapete già. Perché hai scelto sto personaggio? Ah, perché da quando ero piccola che mi piace tanto. E ci giochi a Super Mario? Ovvio, sì. Ci hai giocato? Sì. Ci giocherai? Sì. Ancora? Se, ci giochi sempre? Sì, se hai portato Super Mario a una stanza, quando piove rimani in stanza a giocare a Super Mario, giusto? Te scherzi, ma è così. Senti, la cosa più importante che sto chiedendo a tutti i cosplayer, vediamo se tu vincerai i cosplayer, quale categoria, quanto hai speso per tutto sto ambara, perché raga, guardate quanto è figa, tanta roba, sa vince, secondo me ce la può fare. Quanto hai speso per tutto sto cosplay, diciamolo, puoi fare anche a sborona, esagera. Allora... solo il vestito so 350 euro. E mi piace. Poi? La borsa, giusto 30, che era il pezzo della stoffa, l'ho fatta io. Ok, possiamo dire una trentina d'euro, li diciamo? Poi la parrucca, 140. Ci piace. E la corona me l'ha regalata insieme alla parrucca. Te l'ha regalata, è un omaggio della casa. Quindi diciamo intorno ai 600 euro ci stiamo più sì. o meno. Ragazza, sta a giocare, può vincere. Mi raccomando, scrivete invece qua sotto nei commenti che voto gli date da 1 a 10. Non fate gli stronzi, che lei manda Super Mario e va a schiacciare. Super Mario gli dà, se fanno gli stronzi. Hai capito? Loro che sono abbastanza strani, lui piuttosto è molto, è abbastanza inquietante. Che personaggio sei? Perché sono ignorante, zi. Che personaggio sei? Guarda, ti dico subito, non lo trovi né in un manga né in un gioco, perché me lo sono creato io. E sta nella sua testa sua, ecco perché era abbastanza inquietante. Ma non mi dire. E tu invece che personaggio sei? Io Chris Kaname da Pretty Star Sognando l'Aurora. Fatto completamente di sartoria. Beh, raga, che non ve se vede, raga, guardate quanto so figli e soprattutto lui quanto è inquietante. Ma come fa vedere le unghie? Oh, si vede che va dall'estetista, dalla manicure, si vede, ci piace. Ma la cosa che ci piace ancora di più è sapere quanto avete speso per i vostri cosplay. Potete anche esagerare, fate gli sboroni. Quanto hai speso? Dilla la cifra. Vediamo se riescono a vincere una o l'altra categoria, vediamo. Ma sui 300 sono andato, non oltre. Non oltre i 300, tu invece? Io penso 350, 300 il vestito e poi il più le lenti a contatto e la parrucca. Ci piace, ragazzi, votate invece qua sotto nei commenti che voto gli date. Da 1 a 10, non fate gli stronzi, perché sennò viene lui con la mano metallica, con la mano di Freddy Krueger. Gli ha fregato la mano a Freddy Krueger, sì. E ecco dove altro l'ho vista e ve scuoia tutti. Tu invece, qual è il personaggio? Mi spieghi il personaggio tuo invece? Io pattino e canto. Tu pattini e canta, raga. Io se pattino e canto sono già straiato a terra, distrutto. Raga, qua invece stiamo nel mondo di Frozen della Disney, giusto? Giusto. Stiamo con Elsa. Sì. E? Anna. E Anna Montana. No, non è Anna Montana. Get the best of both worlds. Ci sta, mi piace. Che perché avete scelto sto personaggio? Perché sono... Perché lei è un pezzo di ghiaccio. Totalmente. Totalmente un pezzo di ghiaccio. Perché io soffro tantissimo il freddo e quindi ho detto perché no? Mi ci vedo, dai. È giusto. Tu invece ghiaccio, perché? Perché sono pazza uguale.
Sei pazzo con Kumara e sei la sua migliore amica? Sì. Sì, o siete gemelle, sì? Siete gemelle, secondo me sono gemelle. Raga, scrivete nei commenti, sono gemelle? Secondo me un po' lo sono. Ma raga, la cosa importante che sto chiedendo a tutti è sapere quanto avete speso per questi cosplay. Vediamo se vincono una o l'altra categoria. Quanto avete speso? Potete fare anche i sboroni, esagerate. Allora, per quanto mi riguarda dovete chiedere a lei perché me l'hanno regalato il compleanno. Ah, tu sei la sua... mom lady, come cazzo si dice? La sugar mommy. E allora sì, dia cifra completa in tutte e due, quanto avete speso? Allora, per il mio sono sicura sugli 80 euro, tra parrucca, lenti e costume. Io copro le orecchie così non scopro. Copro le orecchie, la parrucca è costata tantissimo, l'ha acconciata una ragazza bravissima, sì. Quindi sono quasi 100 euro la parrucca. Ci piace. E il costume 70. Ci piace, ragazzi, ci siamo. Se la gareggiano bene. Ma invece voi votate nei commenti che voto gli date da 1 a 10, raga. Ma guardate quanto so fighi e fatti bene. Obiettivamente devo dire che sono fatti abbastanza bene. Sono fatti molto belli. Scrivetelo qua sotto nei commenti. Però raga, però non fate gli stronzi, sennò gli ersa e ve lo congela tutto, ve lo congela. Aspetta raga, qua c'abbiamo proprio i big, ci abbiamo. Cioè, ce l'hai proprio a punta, è il caso di dirlo, che ce l'hai a punta. Raga, perché avete scelto sti cosplay? Perché? È perché in teoria il Titanic affonda, però oggi non ci ha battuto il tempo. E ce l'hai dura, ce l'hai proprio a punta, ce l'hai dura. Che disagio, raga. Tu invece perché hai scelto l'uomo tigre? Perché? Perché mi piace fa botte. Ti piace? Raga, ma la cosa importante, lo sto a chiedere a tutti quanti, quanto avete speso per fare sti cosplay? Quanto ci avete speso? Posso dire parolacce? Puoi dire tutto quello che vuoi. Una ceppa proprio, ci piace. C'avevo tutto in terrazza, c'avevo tutto. Bello, mi piace, riciclo e riutilizzo, esatto. Mi piace. Tu invece quanto hai speso? Guarda, io credo intorno ai 150 euro. Ci piace, pure il fisico, raga, è tanta roba. Più la palestra. Più la palestra, certo, più la palestra. Vabbè ragazzi, votate anche a loro nei commenti che voto gli date da 1 a 10. Noi invece se vediamo al prossimo video, raga, al mio 3 salutiamo. 1, 2, 3, Sciocari! Ah!